qualche misura il terremoto che ha distrutto l'abbazia l'ha anche preservata, perché ha preservato i ruderi, nel senso che diciamo, i crolli si vedono, no? Sono giganteschi e coprono il piano di calpestio originario che è stato portato alla luce soltanto qui dove c'è l'altare maggiore, ecco, nella parte dell'altare maggiore, dove tra l'altro ci sono queste... Quindi questo era un altare questo è laterale? L'abside nord, e lì di sicuro c'è l'abside minore sud, perché era una chiesa classica a tre navate, la navata tipica centrale, dei benedettini dell'epoca, insomma, proprio la classica. E quindi quello era l'altare maggiore di cui vediamo i resti. I resti, e tra l'altro la cosa interessante è che tutte le decorazioni marmoree, tutte queste tarsie marmoree che meravigliose, no, di marmi policromi sul pavimento, sono tutte quante, probabilmente tutti quanti materiali di spoliazione dalla più antica città di Terina, che è sotto i nostri piedi. Certo. Tant'è vero che ecco, lì ci sono per esempio delle basi di colonna rovesciate, no, dei capitelli, anche da questo lato, che sono sicuramente spoliati da edifici o di età greca o più probabilmente di età romana e che sono stati riutilizzati. La Vetus Civitas di cui si parlava a quel tempo, Terina era una realtà molto importante. Sì. Cioè... Dovrebbe essere Terina la Vetus Civitas, sì, anche perché è in opposizione alla Vetus Civitas che si costruisce il Neo Castrum, se no, sì, per quale ragione Castrum. Bisognerebbe parlare di una nuova città? Di una nuova città se non c'era una precedente. Naturalmente una città fortificata. Un'area Terina, archeologica importante, veramente importante. Terina è a 500 metri da qui, cioè sì, il parco archeologico di Terina è raggiungibile a piedi. Da qui. È un'area questa di Santo Eufemio, dell'Ametino, insomma, di San Biase, è un'area davvero ricca di storia, di sì, cultura, che deve essere preservata. Noi vogliamo proprio che queste aree in Calabria siano davvero racchiuse in uno scrigno di preziosità che questo territorio ha consegnato alla storia. Io vi ringrazio per questa sensibilità, perché è molto importante la protezione e la tutela che appunto compete a noi istituzioni.